Ciao a tutti e bentornati a Gioca con me giochi per bambini. Sono di nuovo qui con il mio ovetto, ve lo ricorderete, no? L'uovo pasquale. L'ovetto tutto slimoso, tutto gelatinoso che si appiccica. Oggi sono qua perché vi avevo detto che l'altra volta consigliavo di tagliare, infatti oggi lo farò. Ho pensato di iniziare con uno stecchino per vedere se esce qualcosa, bucando, vediamo se riusciamo invece che con le forbici a vedere lo stesso. Anche qui qualcosa. Vedete che vado in profondità, però non c'è nessun buchino, non riesco a fare il buco. Riproviamo. Magari è andato anche oltre. Non mi sembra funzionare. Prendiamo magari un pezzettino più piccolo. Vediamo se esce forse no. Sì, sta uscendo. Allora prendiamo una scodella che avevo già preparato per questo. Ok, quindi acqua direi che ci sia, sicuramente. Allora a questo punto magari per tirarla fuori meglio prendiamo le forbici, tagliamo il nostro ovetto. Forse va meglio così. Fantastico! Guardate quant'acqua che esce! Ecco, guardiamo per esempio questa parte. Questa parte è molto plasticosa. È come una normale, come posso dire, una normale gelatina. Però è molto molto forte come plastica. Qua c'era tutta acqua, avete visto? Ok, questo è il nostro involucro che possiamo anche usare per altre cose. In realtà possiamo riempirlo con altre cose e ricreare un altro ovetto. E questo invece era il nostro tuorlo, che in realtà è una pallina di una pallina gelatinosa, in realtà un po' ruvida all'esterno, però vedete molto, si lascia molto modellare. Proviamo a tagliare anche questa per vedere all'interno cosa c'è. No, invece questa vedete è tutt'uno, compatta, quindi è proprio la sua natura, all'interno non c'è nulla. Così abbiamo capito anche il nostro esperimento, non rimbalza, quindi in realtà non possiamo dire che lo fa, però insomma così abbiamo capito cosa c'era all'interno delle nostre uova fantastiche, che in realtà uno la tengo perché mi farà da antistress, che io adoro appunto queste cose. E questo involucro, come vi ho già detto, mi ispira a tanti altri esperimenti. Potremmo inserirci davvero qualcos'altro, non so, magari dello slime all'interno. Vabbè, ci penserò ragazzi, ci penserò, ve lo prometto. E vi farò vedere insomma cosa ho pensato nel frattempo, Va bene, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like. Come sempre ci vediamo la prossima volta con tante altre novità. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima. Per chi non l'avesse visto il video precedente, mi raccomando recuperatelo, e come sempre recuperate anche tutti gli altri nostri video perché sicuramente vi appassionerete quantomeno le storie Playmobil, che sono veramente fantastiche. Un bacio!